Buongiorno gente, poco fa ho fatto la conclusione del video di ieri e ho scoperto una cosa brutta. Vi metto le immagini originali registrate poco fa. No, aspettate raga, mi sono appena accorto di avere metà fronte gonfia. Stavo pensando di andare al pronto soccorso seguendo il consiglio di alcuni. Invece faccio per ora un salto soltanto in farmacia. Vedo se passa. Se non passa tra domani e dopodomani facciamo una cavatina al pronto soccorso. Sapete chi c'è qui fuori? Era venuto per accompagnarmi al pronto soccorso, ma alla fine mi accompagna solo in farmacia. No, non lo sapete chi c'è qui fuori, non lo sapete. Ma cosa cazzo dici? Ciao Fede! Tieni, spara un chicchi del blocchino, saluta. Ma no, non, cioè, i chicchi del blocchino non può essere forzato. Guarda, guarda che capelli che ho, ma perché? Perché li ho tagliati? È tornato a Bologna per un po'. Nelson è Megamind. Oggi volevamo fare missione rescue Megamind andando in pronto soccorso, ma Nelson ha detto di no. A me la fa caldissimo, io sono abituato a dormire col piumone. Basta. Però blocchino. Non hai detto chicchi del blocchino. No, ma... perché non ti ho detto, non è una roba che mi puoi forzare. Deve venirmi naturale. Tanta. Ciao Fede, grazie di essere venuto per niente, ci vediamo stasera. Volevo fare Mission Rescue Megamind, ma niente. Ciao. Ciao ciao. Evviva, mi sono anche appena tagliato lavando un coltello. Non ho neanche i cerotti a casa. Ma cosa sta succedendo in questi giorni? Ustione, testa gonfia, tagli. E poi è solo mattina. Non ce la posso fare. Magari muoio entro stasera. Ok, la situazione fronte sta evolvendo che si è gonfiata tutta uniformemente. Non è più soltanto una bolla qui, ma è tutta gonfia. Disastro. Mi sono messo la crema che mi è andato e adesso mi metto a editare un video, vediamo se la situazione migliora, ma non credo. Parlando prima con il mio chitarrista che è l'ultimo anno di medicina e poi con la farmacista, abbiamo constatato che più che una puntura di insetto che ha provocato magari un'allergia, che è stata la prima cosa che abbiamo pensato dopo il tumore al cervello, potrebbe essere una reazione al troppo sole, quindi all'ustione. Per quello mi ha dato una crema emulsionante. Se non passa nei prossimi 1-2 giorni, magari una capatina al pronto soccorso me la faccio, dato che l'ultima volta che ho temporeggiato senza andare al pronto soccorso ho camminato 3 giorni su una caviglia rotta che necessitava di un mese di gesso. Quindi non ho molta fortuna su queste cose, ma speriamo, insomma, non penso sia questo il caso, penso sia semplicemente la bruciatura. Gli diamo 1-2 giorni e vediamo se mi si gonfia ancora e divento una specie di unicorno, o se si sgonfia e torno normale. Però lei è proprio un palloncino, a toccarmelo ho una sensibilità strana, è tutta gonfia. Non mi fa male, non mi fa niente, me la sento solo appesantita. Anche tutte le sopracciglia sono gonfie, quindi si sopravvive. Però ecco, vorrei si sgonfiasse. Allora, probabilmente già lo notate, ma la mia fronte è veramente gonfia. Cioè non è così tonda di solito. Guardate che schifo succede se tiro sulle sopracciglia, perché anche tutte le sopracciglia sono gonfie. Guardate che schifo succede. Si forma un ammasso di ciò che mi gonfia sulle sopracciglia. Che disastro ragazzi, che disastro. Mi mangio una giga banana. Per ora funge da scena, ma soltanto perché devo resistere. Dato che stiamo per andare al cinema a vedere Spider-Man Homecoming, film che da un lato mi ispira tantissimo, dall'altro lato invece non mi ispira per niente. È un po' una scommessa di film che hanno fatto. Ho letto recensioni positive, ho letto recensioni negative. Di noi soltanto Tonno è andato a vederlo. Ed è stato anche un gran infame, perché si era deciso di andare tutti insieme e a un certo punto lui ci è andato con la sua ragazza. Senza dirci nulla, a lui non è piaciuto. Però ci ripongo abbastanza fiducia, perché a me queste cose un po' così piacciono. Comunque, come avete notato, sì, è tornato fermo. Ed è anche uno dei motivi per cui andiamo al cinema tutti insieme, perché è una cosa che abbiamo sempre fatto quando era qua. Il ritorno di Fede è stato un po' una sorpresa per tutti, perché non doveva tornare e a un certo punto ha deciso di tornare ed è piombato qua. Ci fa un sacco piacere, non so quanto tempo riusciremo a passare con lui, perché comunque avrà le sue milioni di cose da fare qua, essendo qui per poco. Ma senza dubbio cercheremo di passare con lui più tempo possibile. Proprio ce lo godremo. Mi sei mancato Fede. Vabbè. Adesso andiamo. Ah, dicevo, questa non è la mia cena, ma devo resistere, perché dopo il cinema andiamo a Sabore Latino, che è una baracchina che fa panini dove andavamo sempre, e quindi cenerò lì. Però si parla secondo me di mezzanotte l'una, quindi devo arrivarci a mezzanotte l'una. Let's go! Arrivo Ceso, arrivo Fede, arrivo Tonno, arrivo Spidey. Nelson. Yes. Ciao. Ciao Giove. Ciao. Ciao! Ciao Matisse! Ciao! Ciao! Ciao Cesu!
Guarda cosa ti ho portato, Cesare. Dato che Cesare ha il cellulare che fa i video di Instagram a scatti e mi stanno sulle palle ed è pure vecchio, gli ho portato il mio vecchio iPhone. Tutto finto, domani se lo riprende. Io non lo uso, lui lo odia, quindi sono contento di regalargli una cosa che odia. E buona conversione ad Apple. Lo vuoi? È mio! Tieni. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Non funziona granché, è un po' scassato, per quello l'ho cambiato, però funziona meglio del tuo sicuramente, quindi buon uso dei social. Guardate la tristezza di un uomo costretto a passare ad iOS e ad Apple. Ma io non vorrei, infatti non vorrei farlo. Però ti tocca. Bella, Tone. Fammi spawnare mentre sono in aria, mentre faccio così, tipo... Ah! No. Ma dov'è Fede? Oh, ce l'hai fatta, eh? Ti stiamo aspettando da 6 ore. Siete carichi per Spider-Man? Sì! Ma tu l'hai già visto? No! Ma tu sei un infame che sei andato con la tua tipa? No! Cosa fa questo? Ciao Fede. Big Dick is back in town. Yo! Ma quanto è bello essere tutti insieme. Sì, è carino. Club dei manzi a vedere Spider-Man cinemino come bravi ragazzi. A me ispira. Siamo in ritardissimo, ma deve ancora iniziare. Zan zan zan. Piaciuto? Così così? Piaciuto? Carino, sì. Andiamo a mangiare. Zarranza! Questa è la baracchina dove dobbiamo andare. Sono lenti come la morte, c'è tanta gente, quindi mangiamo domani mattina. In preparazione. Tonno, sei stupido. Fede, sei stupido. Sono arrivati. Sono giganti e strabuoni. Strabuoni. È uno dei panini più buoni di Bologna, ragazzi. Dovete venirci. Clubhouse, sabor latino. Animo e gelato. Questo weekend mi sono pesantemente ustinato la faccia e mi si è gonfiata tutta, come avete visto negli scorsi vlog. Ma ho appena scoperto una cosa fantastica che mi fa quasi dispiacere se mi si dovesse sgonfiare il tutto. Rimane l'impronta, rimane tipo il buco. Rimane il solco. No, ok, forse è meglio se mi si sgonfia tutto. Sembro tipo stato punto da un insetto e sembra aver fatto reazione allergica pesante. Ignobile. Mi vergogno quasi a vloggare messo così, però si fa. Sto creando un'opera d'arte sulla mia fronte. Questa è la situazione prima di andare a dormire. Vediamo come evolve nella notte, sono abbastanza curioso. Sono un misto tra un vampiro di Buffy e uno di Avatar. Bam 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 bam. Non sembro io, cioè. Che cosa strana. Almeno non mi fa male. Però inizia a appesantirsi sugli occhi, che non si aprono più bene, stanno diventando sempre più piccoli. E ho paura mi gonfierà tutto quanto. Beh, vado a dormire, vediamo mattina com'è la situazione. Sembro un alieno. Buonanotte. Ho gli occhi minuscoli. Ok raga, la situazione non mi sembra migliorata più di tanto nella notte. Decisamente no. Andiamo al pronto soccorso. Bella Tone. Bella Nancy. Lo voglio vedere. Paura. Mi accompagni all'ospedale. Non ti ho ancora guardato. Posso guardarti? Vai. Rimango traumatizzato. Vediamo questa faccina. Oh mio Dio, Nelson, no, ma cosa stai dicendo? Oh mio Dio, voliamo. No, vabbè, ragazzi, in teoria dovrebbe essere un edema, quindi nulla di che, però dovrebbe passare da solo, in teoria, però all'ospedale, al pronto soccorso o il medico curante possono dare un po' di cortisone che può accelerare la questione, ecco. Road to cortisone. Però lo voglio il premio amico 2K17, io. Sei tipo un'ambulanza tu. Esatto, più o meno. Sei il centro soccorso. Arrivati. Siamo venuti al Bellaria. Proteggimi, torno. No, ce l'ho un cappellino. Vabbè. Niente, abbiamo sbagliato posto. Adesso andiamo in quello che forse è giusto. Gita tra ospedali. Qui dovrebbe andare bene. Siamo arrivati. Ambulatorio accesso diretto. Fatto. Più che pareri da medico, erano pareri da mamma quelli che mi ha dato.
Ti ha anche sgridato un sì. Sono un pirla. Usate la crema solare. Bravo. Grazie. Il primo contenuto dei tuoi vlog. Grazie. Club dei manzi riunito. Andiamo a fare colazione. Versione China. Non ho ancora fatto colazione. Come stai? Come sei elegante. Grazie. Fammi una faccia da vampiro di baffi. Perfetto, guarda. Colazione. Buon appetito. Però è carino. Vado a prendermi i medicinali. Mi hanno fatto tipo pacchettino regalo. Bella raga, in questi giorni sto facendo un pochino fatica a vloggare. Ho fatto un mixone del materiale che ero riuscito a raccogliere, perché è faticoso sia superficialmente vedersi così e dover fare il vlog, sia farlo proprio, perché ho spesso mal di testa, ho tutta la faccia che me la sento pesante, sono sempre stanco, mi addormento in continuazione e sono molto rincoglionito. Quindi vloggerò quel che riuscirò, però ecco, non so quanto riuscirò a portare sul canale in questi giorni qua. In teoria, a detta del medico, dovrebbe passare molto in fretta. Mi ha detto infatti che se non mi sgonfio entro sabato devo tornare al pronto soccorso. Quindi in teoria la sua previsione è che prima di sabato si sia sgonfiato tutto. Mi ha dato una crema a base cortisonica da usare, non pesante. Se fossi andato il primo giorno lì prima di gonfiarmi, mi avrebbe dato una dose più massiccia di cortisone, da quanto ho capito. Adesso però ha detto che è una cosa che si riassorbe da sola, ci vuole solo un po' di pazienza, un po' di tempo. Volevo ringraziarvi per il supporto che mi state dando su tutti i social, perché mi avete scritto davvero ovunque, preoccupati per la mia salute, ma anche per starmi vicini. E quindi davvero grazie mille. Sono stato molto contento e continuo ad essere molto contento di avervi sempre vicini a me. Però tranquilli, tutto bene. È una rottura di palle, ma dovrebbe passare. E ho scoperto che anche un sacco di voi hanno avuto problemi del genere, perché mi avete scritto tipo anche a me è venuto l'anno scorso, eccetera eccetera. Quindi dai, forza. Con gli occhiali non si nota troppo, ma senza è abbastanza disastrata la situazione. Però sento che sta già iniziando pian piano a migliorare. Molto piano però. Ne approfitto per farvi un appello. Io sono sempre stato molto contrario ad usare la crema solare. Mi ha sempre dato fastidio, sia al mare perché ti unge tutto quanto, sia per fare sport. In questo caso io mi sono bruciato facendo sport. Ma non mi era mai successo nulla del genere, quindi continuavo a fregarmene. Al limite mi si staccava la pelle e basta. Però no, possono succedere un sacco di cose gravi e questa è una delle meno gravi. D'ora in poi userò sempre la crema solare, anche a protezione bella alta, bella forte, perché non voglio ridurmi così di nuovo. È stata una gran cavolata da parte mia, un cattivissimo esempio per voi e mi dispiace. Usate la crema solare, perché questa è una delle cose più leggere che possono succedere. Può andare anche molto peggio. Usate la crema solare, ragazzi, come la userò anch'io. Ci vediamo al prossimo video. Lasciate un mi piace qui sotto. Sfondate il pulsante. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Seguitemi sui social network, dove vi tengo aggiornati in questi giorni, soprattutto se pubblico o no, cosa faccio, dove vado, perché... E fate i bravi. Buoni incubi, ragazzi. Buoni incubi.